Penso che sia la medicina adatta, no? E lo dimostra il fatto che la filosofia, tutti i festival, gli incontri di filosofia, io ne dirigo uno qui ad Ancona, il prossimo anno sarà dedicato all'amore e sarà una cosa veramente completa, importante, con tanti punti di incontro con le arti, con la musica, con l'immagine, verranno ospiti eccezionali. Comunque, dicevo, questi incontri che noi facciamo sono sempre pienissimi, è il sold out. Io stesso, pensate, non faccio il nome, sto facendo su WhatsApp degli incontri di filosofia con una straordinaria, bellissima e intelligente attrice italiana della nuova leva, perché al tempo della pandemia, quindi quando la crisi si è fatta visibile, proprio e concreta, al tempo della pandemia lei si è rivolta a me, l'avevo conosciuta su un set cinematografico, si è rivolta a me e dice: facciamo degli incontri di filosofia, noi seguiamo la lettura insieme di alcuni testi di filosofia. Quindi la filosofia penso che sia in questo momento, almeno dalle intelligenze più vive, dalle sensibilità più aperte, sia quello che in questo momento si è avvertita come una specie di cura. Ma c'è bisogno della riflessione, del pensiero, c'è bisogno della storia, c'è bisogno del ricordo. Il presente non basta, è insufficiente. E per concepire il futuro che manca completamente, è stato sottratto a questi giovani, c'è bisogno importantissimo del passato, perché il passato ci offre le categorie fondamentali per la costruzione di un'identità, sia dell'individuo, sia di una comunità, sia di un intero territorio. Quindi tutto quello che richiama all'unità fra passato, presente e futuro è importantissimo. La memoria è come la verità. Alexia, che è la parola greca con cui si indica il vero, vuol dire è il contrario dell'oblio, fiume Lete, il fiume dell'oblio. Alexia, alfa privativo, e quindi significa. La verità significa ciò che non è scordato, ciò che vale sempre.